Un buongiorno agli ascoltatori da Fabio Sebastiani in studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Vediamo insieme quali sono i titoli del nostro giornale. Referendum Renzi fissa la data al 4 dicembre, ma i sondaggi confermano che il sì continua a perdere terreno. Passiamo alle notizie sindacali, 8 ore di sciopero per salvare i lavoratori della Natuzzi e per quanto riguarda l'altra, terza importante in questo periodo, la ex Alstom di Sesto San Giovanni, la General Electric sfida i sindacati davanti al governo nell'incontro che si è tenuto ieri a Roma. I giornalisti dei quotidiani dei poligrafici editoriali scioperano per protestare contro l'ennesimo piano aziendale che mette a rischio testate storiche come il Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Rinnovabili, Greenpeace, il 50% dei cittadini dell'Unione Europea potrebbe diventare produttore di energia. E siamo all'ultima notizia, gioco d'azzardo, Codacons annuncia la battaglia contro il governo. Bene, allora vediamo i testi delle notizie. Oggi non abbiamo notizie di esteri, cominciamo con le notizie di politica interna. Il nuovo sondaggio EMG per la TG La 7 sottolinea ancora una volta il trend che sta caratterizzando le rilevazioni di tutti gli altri sondaggi. Il no aumenta al 35,5%, i sì sono in caduta libera e si fermano al 29,6% e gli indecisi in riduzione al 34,9%. È chiaro che la scelta del Presidente del Consiglio, formulata proprio ieri, di porre la data del referendum al 4 dicembre, tenta di sfruttare fino in fondo i 2 mesi abbondanti utili per recuperare terreno. Molte le critiche del fronte del no. Per il Presidente di Azione Civile, Antonio Ingroia, allungare i tempi per provare a recuperare qualche voto, magari ricorrendo alla solita mancia elettorale, è segno di difficoltà. Dimostra che il governo ha paura, si rende conto che gli italiani non accettano che sotto il ricatto dei poteri forti venga distrutta la Costituzione democratica nata dalla Resistenza, dice Ingroia, figlia della lotta di liberazione. Dopo 40 anni d'assedio siamo all'assalto finale della Carta del 48, un assalto da respingere ponendo appunto il segno del no sulla scheda. E passiamo alle notizie sindacali, i lavoratori della Natuzzi, anzi i sindacati, hanno proclamato 8 ore di sciopero negli stabilimenti, considerando appunto che il comportamento tenuto dall'azienda nel corso della cabina di regia svoltasi ieri pomeriggio a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico è di netta chiusura. Il gruppo, si legge in una nota, continua ad assumere un atteggiamento sbagliato e dannoso per i lavoratori. E anche nel corso dell'incontro di ieri i sindacati si sono trovati di fronte ad una chiusura inaccettabile. Ci sono 330 lavoratori che dal 15 ottobre non avranno più copertura di ammortizzatori sociali e di fronte alle condivise proposte delle regioni Basilicata e Puglia, i cui rappresentanti si sono detti disposti ad attivare la cassa integrazione in deroga fino al 30 dicembre 2016, Natuzzi da parte sua ha preferito respingere ammittente l'offerta, evidentemente per avere mano libera per il licenziamento. Una scelta sbagliata e ingiusta, dicono i sindacati, contro la quale abbiamo subito proclamato uno sciopero di 8 ore, le cui modalità saranno decise a livello territoriale. Un'altra avvertenza importante, quella della ex Alstom, ora General Electric di Sesto San Giovanni. Al tavolo della trattativa, che si è svolto anche questo ieri, l'azienda ha rifiutato la proposta di un percorso per individuare una soluzione alternativa ai licenziamenti. General Electric, come si legge in una nota dei sindacati, ha sfidato governo e organizzazioni sindacali con un atteggiamento assolutamente irresponsabile e arrogante, duramente stigmatizzato anche dallo stesso governo e rilanciando in modo provocatorio una proposta inaccettabile. Questa mattina è convocata nello stabilimento di Sesto San Giovanni l'assemblea dei lavoratori per decidere le forme di mobilitazione da mettere in campo e sabato prossimo, 1 ottobre, è stata organizzata un'assemblea pubblica a Sesto San Giovanni che, alla luce dell'incontro di ieri, assume un'importanza ancora maggiore e che prevede il coinvolgimento delle istituzioni locali
e della cittadinanza. Nello specifico, su domanda diretta, l'azienda ha risposto che non ha intenzione di mettere anche la proprietà intellettuale nella vendita ad una possibile acquirente del sito di Sesto e sottolineato dal vice ministro Bellanova come una vera propria provocazione, l'azienda ha proposto per alcuni degli esuberi delle ricollocazioni nei siti di Puglia e Campania e licenziamenti incentivati per la quasi totalità dei lavoratori. Un'altra vertenza, questa volta nel settore dell'editoria, che riguarda il gruppo del quotidiano nazionale. Oggi e domani i giornalisti dei quotidiani, della Poligrafici, editoriali, scioperano per protestare contro l'ennesimo piano aziendale che mette a rischio testate storiche come Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Nazione e Il Giorno. Lo sciopero è proclamato dal coordinamento dei CDR con una nota che sarà pubblicata sui giornali in edicola oggi. Questa azienda, si legge nella nota, nonostante negli ultimi 2 anni abbia prepensionato e pensionato 63 giornalisti utilizzando fondi pubblici, ha intenzione di tagliare ulteriormente il corpo redazionale, negando a 44 giovani colleghi di essere assunti a tempo indeterminato in barba ad accordi firmati al Ministero del Lavoro. I giornalisti di questo gruppo sono stanchi di essere trattati solo come numeri, si legge ancora nella nota, e di vedere continuamente impoveriti i giornali radicati sul territorio. Il rilancio del mondo dell'editoria, proseguono i giornalisti del coordinamento dei CDR, passa attraverso un'informazione di qualità che non si può garantire se quotidianamente ai giornalisti vengono chiesti ulteriori sacrifici, stracciando intese frutto di mesi di trattative e senza presentare reali piani di rilancio che non siano meritagli ragionieristici. E cambiamo argomento, passiamo al consumo, soprattutto il consumo di energia. La metà della popolazione dell'Unione Europea, circa 264 milioni di persone, potrebbe produrre la propria energia elettrica autonomamente da fonti rinnovabili entro il 2050, soddisfacendo così il 45% della domanda comunitaria di energia. È quanto dimostra il report scientifico di Greenpeace dal titolo The Potential for Energy Citizen in the European Union, redatto dall'Istituto di Ricerca Ambientale Delft per conto appunto dell'organizzazione ambientalista. Il rapporto, lanciato alla vigilia del tour Accendiamo il Sole della nave Rainbow Warrior di Greenpeace, che partirà tra una settimana dalla Puglia, evidenzia il potenziale degli Energy Citizen in Europa, ovvero individui, enti pubblici e piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti che producono energia o gestiscono in maniera flessibile, individuale o collettiva la propria domanda di energia. Il rapporto fornisce anche i dati per ciascun Stato membro dell'Unione Europea. In Italia gli Energy Citizen potrebbero produrre il 34% dell'elettricità entro il 2020. 50, grazie al contributo di oltre 26 milioni di persone. In particolare il 37% di tale produzione potrebbe arrivare da impianti domestici e la stessa percentuale da cooperative energetiche. Il 25% sarebbe il contributo delle piccole e medie imprese, mentre appena l'1% preverrebbe da enti pubblici. E siamo all'ultima notizia, parliamo di gioco d'azzardo. Codacons annuncia battaglia contro il governo. Codacons pronto a diffidare governo e regioni per istigazione al gioco d'azzardo e lesioni colpose gravi ai danni di 3 milioni di giocatori problematici. Il durissimo annuncio dell'associazione si scaglia contro il provvedimento con il quale si vorrebbe dividere in 2 livelli le sale slot. La misura sarà presentata alla prossima conferenza Stato-Regioni del 29 settembre. Si tratta di una proposta criminale, spiega il presidente Carlo Renzi, perché permette a tali luoghi capaci di distruggere la mente dei giocatori di essere aperti, lecitamente mantenuti aperti anche accanto alle scuole, purché sia rispettato il solo divieto, già previsto dalla legge, di accesso ai minori. Tale previsione distruggerebbe, oltre che i giocatori, anche i soggetti più giovani, perché le poche buone norme di protezione della salute contenute nelle vigenti leggi regionali verrebbero vanificate togliendo alle regioni i poteri previsti in materia. Per tale motivo, appunto, il Codacons ha diffidato formalmente le regioni e tutti i componenti della conferenza,
a non accettare le proposte del governo, tese ad incassare soldi dai ludopatici, e annuncia una denuncia contro l'esecutivo. Bene, è tutto per il momento. Noi comunque di slot machine parleremo dopo l'intervista che abbiamo in programma alle 10.40, quindi intorno alle 11, perché ci sono novità per Radio Rete Edicole, che grazie alla collaborazione col Sinaggi, appunto dalla prossima settimana, su questo tema farà un sondaggio e pubblicherà appunto i risultati. Bene, è tutto per il momento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione. Bene, allora torniamo in studio dopo questo All Times di Gelson, un pianista appunto che fa tutti questi brani molto malinconici. Servono per prendere un po' il fiato e attivare la riflessione. Capisco che in questi momenti della mattinata forse servirebbe un po' più di energia, e in effetti però ogni tanto riflettere quando ancora le energie mentali sono sorgenti, quindi stanno arrivando.